Allora, Max, tu sei l'autore di questo spettacolo che si chiama Colpa è sua. I Mammi. I Ecco, Mammi, e parlaci di che cos'è per chi non l'ha visto. non l'ha visto ancora nessuno, perché questa è una prima, quindi parte i parenti più stretti. Lo vedete voi per primi? Li ha detto Carlo Maretti, che ha scritto. Salve Carlo, piace. Ha scritto anche lui poco. Le cose più brutte le ha scritto lui, il più bello l'ho scritto io. Ho scritto il titolo. Esatto. I Mammi. Che cos'è I Mammi? I Mammi non vuole essere altro che un. Innanzitutto partiamo dal fatto che è uno spettacolo comico. Stavolta c'è un lavoro dietro, che c'è una regia vera, quindi non si può dire a culo. Abbiamo un regista vero, quindi non andiamo molto a fortuna, per dirla in termini tricolorici, ma abbiamo uno schema da rispettare. Abbiamo uno schema da rispettare, c'è una storia da raccontare. Ecco, per la prima volta sentivamo di dover lanciare un messaggio, oltre che del regalare delle risate, e in questo spettacolo pensiamo di esserci riusciti a lanciare questo messaggio. Hai detto che abbiamo un regista? L'ho detto due volte. Hai detto come si chiama il regista? Enrico Romita, che è uno serio, che si è prestato con noi a fare ste cose, Hell in the Cave, e ha fatto Bocchesile in the Cave. Conosci Romita? Senti, e questa quindi è la prima. Poi questo spettacolo dove lo porterete in giro? Ma guarda, stiamo già avendo richieste da Brooklyn, Manhattan, però molto probabilmente ci andiamo a Piscina dei Preti, perché però quello è Modugno, non è lontano. No, in realtà lo spettacolo parte da qui, non sappiamo quale sia la sua evoluzione. Di certo un'evoluzione l'abbiamo avuta noi, perché per la prima volta appunto spogliamo le vesti dei guitti, dei comici, e anche grazie a un, io non dico il lavoro, io intendo proprio il miracolo di Giusy Fralonardo, che è un'attrice vera, che si è prestata veramente ad aiutare noi, la nostra actor coach, appare in scena Giusy Fralonardo, si appare in scena Giusy, noi Genop Team Ship, perché facciamo un figura, ci direbbe, esatto. Abbiamo l'actor coach, abbiamo l'actor. Ha tentato di impostare veramente un filologico e anche a evidenziare delle abilità che noi non pensavamo di avere. Femminile. Anche c'è anche un grandissimo tocco femminile in questo spettacolo, quindi ha tentato di fare il miracolo con noi, quindi c'è un'evoluzione, ma ripeto, la cosa più importante è che per la prima volta in uno spettacolo comico, noi, per quanto riguarda, lanciamo un messaggio. Il messaggio non lo possiamo dire, lo sveleremo alla fine. Ma i Mammi siete voi, e i figli dove sono? I figli sono pezze e cose, diceva. Chi dice di chi sono pezze e cose? No, che lo dice a me. Per dire, dico. I figli ci sono con noi sulla scena. E diciamo che non è il nostro figlio, è il figlio, parliamo del figlio. Il figlio, generale. Il figlio. O è il nostro, non mi ricordo il copione, come è il nostro. Uno è il mio, uno è sicuro il mio. Ma poi vediamo durante lo spettacolo. Però c'è. C'è un film. C'è un film. Lì a quello spettacolo che ho visto di recente al Cineteatro Esedra. In Bocca Sile Marisci. Ecco, c'era una ricerca sulla Va Spettacolo, su questi sketch tipo Walter Chiari e su Fred Buscaglione, queste canzoni voi avete interpretato. Quindi cioè, la vostra comicità parte dal passato, da uno studio del passato, attualizzata dalle vostre gag? No, la nostra io comicità, non lo so, però l'ha detto benissimo. Bello. No, diciamo che la nostra comicità parte dalle cose che ci piacciono. Esatto. Ecco, benissimo. Vedi, come l'ho messa, che non so cosa voglia dire. Però come però, risposta come, ci sta. Come minimo merito un bacio pure io. Dai, vai. No, in realtà sì, non c'è un vero e proprio studio nella la cosa bella di questo spettacolo, qual è stato? L'abbiamo scritto, dopodiché il regista l'ha visto e ha detto bestiale, voi avete scritto questo, in quel momento abbiamo capito cosa avevamo scritto. Quindi è uno spettacolo che verrà vissuto implicitamente dalla gente, esattamente come implicitamente l'abbiamo scritto noi. E no, è bello. Cioè, dispiace aver danneggiato Romeo e Giulietta queste serate, che avranno tante persone in meno. Ma c'è un'ambientazione dove? A Bari, Puglia, oppure in un parco. Il parco è alle nostre spalle, come puoi vedere abbiamo questa panchina molto retro, nel senso che si trova dietro. No, è tutto così fatto, no, è un parco pubblico e vivremo tutto quello che si può vivere in una giornata. Ma c'è anche l'illusione della scena, perché questo adesso è un parco pubblico, però in alcuni momenti
cambierà completamente rimanendo immutato. E quindi ci saranno tanti personaggi che passeranno in questo parco pubblico. Siamo solo in due, ce ne sono tanti, così quando chiediamo tanti soldi per gli spettacoli dici, non è che sono due, stanno 10 personaggi, quindi distribuiamo a tutti. Ma nella realtà voi siete papà, ma lui ha copiato perché il figlio è nato 5 mesi dopo il 4. Lui come ha sentito a me ha detto, ma io appena ne ho parlato lui ha approfittato sopra. Sì, perché mammi. Sì, in realtà perché le nostre mogli sono quelle che lavorano veramente. Noi facendo gli attori non vadiamo mai, quindi siamo anche siamo noi che cresciamo i bambini, ma nel senso buono, se si può dire. È un vostro spot improvvisato per convincere così gli spettatori, quelli che seguono. Mio figlio ha 14 mesi, vieni, il latte costa, i panetti. Io devo pagare l'assicurazione del motore. Io devo fare la revisione alla macchina. No, scherzi a parte, dai, uno spot improvvisato è... Venite a vedere un altro punto di vista. Sono criptico, ma alla fine dello spettacolo mi darai ragione. Va bene. C'è il traino finale, il classico marrone di Natale, come si suol dire. E venite a ridere. Venite a ridere, perché venite a ridere. Stranamente, ma sì. Dal 5 al 21 al Teatro Bravo, ore 21. Metti un po' l'ansia. No, perché c'ho lavoro. Ma però metti un po' l'ansia. Come guarda. Allontana, stai vicino a me, stai qua. Benissimo. Perfetto. Allora, grazie Boccasile e Maretti per i mammi. Tante cose.